presente, Ali Murphy presente, Trezza Luisa presente, Terrone assente. Via Caracciolo a Rocca Piemonte resterà ancora chiusa al traffico. È questo uno dei punti all'ordine del giorno discussi ieri tra maggioranza e opposizione. Il 4 novembre dello scorso anno l'esondazione della Solofrana con la sua furia ruppe gli argini. Furono momenti di terrore che per fortuna crearono danni, tanti danni a cose, non a persone, e gravi disagi alle famiglie che abitano proprio in quel piccolo tratto di strada, ma purtroppo dovranno attendere ancora. Oggi è passato circa un anno e la situazione rimane pressoché invariata. A dichiararlo ai nostri microfoni il primo cittadino, Carmine Pagano. Il via Caracciolo potrà essere riaperta solo nel momento in cui i tecnici dei vari abitanti della zona ci dicono che le abitazioni sono state messe in sicurezza. Nel momento in cui ciò avviene, io un minuto dopo riapro via Caracciolo, ma prima non è possibile. Poi c'è altro, una CTU anche del Tribunale, che deve considerare per bene la situazione di via Caracciolo.